Mi auguro una stagione positiva, una stagione dove tutte le squadre si sono rafforzate. Noi abbiamo cercato di optare per una linea verde con tanti giovani che però stanno lavorando bene, tanti giovani che hanno comunque esperienza in categorie e quindi diciamo che i presupposti sono buoni. Le prime 3 settimane di allenamento ha mostrato una squadra propositiva che lavora. Adesso è ancora troppo presto per fare previsioni, però diciamo che riguardo all'ambito lavorativo in palestra sono soddisfatto e tutti quanti ci stiamo divertendo. Teramo ha una tradizione molto molto importante, un passato importante anche in Serie A. Lei che ambiente ha trovato? Un ambiente organizzato, un ambiente che si respira pallacanestro, si respira pallacanestro, ci sono tanti ragazzi ci sono stati tanti ragazzi a vedere le nostre partite, questo è un presupposto importante perché dobbiamo creare una linea comune tra noi e il settore giovanile. Diciamo che i presupposti ci sono, il campionato è difficile, ci saranno 8 squadre che rimarranno in categoria e 8 che torneranno nella cosiddetta vecchia B2, però a noi non ci interessa, affronteremo ogni partita come se fosse l'ultima perché questo campionato lo prevede. In queste prime settimane su cosa vi state focalizzando? Ma abbiamo iniziato chiaramente dando all'inizio più attenzione ai ragazzi, essendo stati fermi per un paio di mesi, alla riattivazione atletica e fisica. Poi abbiamo introdotto qualcosa in attacco, adesso stiamo introducendo anche aspetti difensivi, diciamo che siamo a buon punto e sono soddisfatto del lavoro finora svolto. Salvezza tranquilla, quindi è l'obiettivo. L'obiettivo è rimanere, siccome saranno gironi a 16 squadre, con 8 che rimarranno e 8 no, a questo punto direi dobbiamo cercare di rimanerci.